presidente della regione toscana Enrico Rossi è fiducioso, crede nel buon risultato di Liberi e Uguali. Progetto dice che deve continuare a vivere dopo il 4 marzo. Rossi ha fatto tappa ad Avellino per un incontro con i candidati locali di LeU. I sondaggi vi danno intorno al 5-6%, è un risultato un po' lontano da quello a due cifre auspicato da D'Alema. Ma se sto dietro ai sondaggi, le hanno sbagliate quasi tutte negli ultimi tempi, portano bene quindi questi pronunciamenti, anche perché di solito i cittadini non si esprimono quando si fanno i sondaggi, moltissimi si riservano di votare in cabina elettorale senza bisogno di dichiarare sondaggisti. Vedremo quale sarà il risultato. Io dico che girando l'Italia trovo che le nostre riunioni riescono. Sono, diciamo, impegnato in politica dal secolo scorso e mi meraviglia come, andando un po' in tutti i posti, insomma, le città, le cittadine dell'Italia, più o meno alle nostre riunioni, anche nelle ore più impensate, partecipino decine di persone. È un fatto nuovo, significa che esiste una militanza per un soggetto politico della sinistra e sono persone più anziane, ma anche qualche giovane che si sente attratto da una proposta di una sinistra radicale, nel senso che vuole un cambiamento e una trasformazione più profonda della società. Rossi parla anche dell'inchiesta sui rifiuti che coinvolge il figlio del governatore De Luca. Il presidente della regione toscana non chiede le dimissioni del collega, ma è critico sulla gestione della vicenda. Posso dire che in regione toscana facesse una cosa di questo tipo mi farebbero vedere sorci verdi, ecco, diciamo. E quantomeno uno dovrebbe essere costretto ad ammettere di avere sbagliato e a spiegare perché ha sbagliato.